Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto nel titolo, andremo a giocare con l'ultima arma di questa stagione, perché domani uscirà la stagione dell'opulenza, anzi la stagione della ricchezza in italiano. Quindi uscirà l'espansione di Penumbra e oggi andremo a giocare con l'ultima arma di questa stagione, ovvero il sopravvivenza. Se me lo carica, ok, il sopravvivenza, il fucile a impulsi di Azzardo Eccelso, che ho scoperto relativamente tardi in realtà, perché me l'ha droppato tardi. L'unica motivazione è questa, dato che mi droppa solo ed esclusivamente mitraglietta, Azzardo Eccelso. E niente, io direi di non perdere tempo e andare subito a leggere i perk. Premetto che questa non è la versione Godroll, l'ho prodigiata io, ma la versione Godroll non so minimamente come sia. Andiamo subito a vedere. Abbiamo quindi un telaio rapido, riserva di munizioni più capiente, si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto. Penso che sia questo il telaio un po' in generale di tutte le armi di Azzardo, abbiamo visto che c'è anche sull'automatico. Dopodiché due tipi di canna, direzione controllata, canna leggermente ventilata che controlla notevolmente il rinculo e aumenta la maneggevolezza, oppure legatura spirale, una canna bilanciata che aumenta leggermente agitata e stabilità all'aumentare anche della maneggevolezza. Ho preferito mettere questa per aumentare un po' più l'agitata, ma dopo ne parliamo. Proiettili rifiniti, quindi quest'arma può sparare a distanze maggiori, aumenta l'agitata, oppure quest'arma preserva svariati potenziamenti tattici, bla bla bla. Ho preferito come al solito potenziare l'agitata perché velocità di ricarica non ci faccio molto, stabilità alla fine diminuisce molto di veramente poco. Dopodiché abbiamo fuorilegge, perché con quello l'ho droppata io, fuorilegge, quindi le uccisioni precise riducono notevolmente il tempo di ricarica, e furia, quindi le uccisioni con quest'arma aumentano per breve tempo i danni inflitti cumulabile fino a 3 volte, che come ho già detto per tutte le armi ad alta cadenza è molto buono, appunto essendo un impulso ad alta cadenza, infatti è un 5,40, quindi spara veramente molto veloce. Il tutto droppato con prodigio della maneggevolezza, probabilmente non dei migliori, ma comunque andremo a vedere in partita come ce la caviamo. Ok, non mi ricordo come si chiama questa mappa, mi pare foresta radiolare, comunque è una buona mappa per questo tipo di arma, perché è la prima volta forse che trovo un impulsi ad alta cadenza, ma che ha anche una gittata molto molto alta. Infatti, guardate, se riuscissi a prenderlo. Ok, quelli li avevo presi, solamente che erano in troppi e mi stavano inculando. Ok, vedete che i danni, raga, li fa, e li fa anche molto in fretta. A me piace perché comunque, come sapete, le armi ad alta cadenza in generale mi piacciono. Please die. Ok. Ok, due. Addirittura. Paolosi. L'unico lato negativo probabilmente è il rinculo, che è un po' strano, infatti, se avete visto. Il rinculo non è regolare, nel senso che non è un rinculo dritto, ma è un rinculo che va leggermente verso destra, mi pare. Mi sembra forse sì, che sia verso destra. Niente, qui da vicino, allora da vicino è un'arma che non va usata, perché no, non ci sta per niente da vicino. Non so se sia per il rinculo, per la cadenza, per il tipo di arma in sé, ma da vicino non ci sta per niente, perlomeno a me non piace per niente. La gittata avete visto che ce l'ha, perché ce l'ha. E l'unica pecca, diciamo, in relazione alla gittata è il fatto che la stabilità non sia ottimale. Infatti, come vi ho detto, l'unico lato che non mi fa impazzire è questo suo rinculo un po' particolare, un po' poco regolare, ecco. Quante volte è morto quello? No, han fame. Quello mi vuole rubare tutte le kill, che brutta persona. Ok, vediamo qua se c'è abbastanza gente. No, qua sono troppo troppo lontani, ok. Non è meglio del pandemia, questo va detto. Il pandemia, ragazzi, penso sia al momento il migliore impulsi che c'è nel gioco. Fondamentalmente per il fatto che ha una ottima, veramente ottima gittata e una stabilità che fa paura. Quindi potete sparare da distanze lontanissime senza che vi creino problemi. Crepa gentilmente tu. Vabbè, siete un po' in troppi qua. Niente, erano in 84. No. Fuggi, piccolo Ancelo. Vai, avvicinati. Via, via, scappa. Ah no, l'aveva agganciato, vabbè. Allora, c'è da dire che effettivamente questo rinculo è molto fastidioso, perché è un rinculo strano. Cioè, non so dirvi, non è un rinculo particolarmente alto, ma è un rinculo particolarmente irregolare. Quindi
è difficile da tenere proprio perché è irregolare, quindi non ha un verso preciso. Dicevo, non ha un verso particolarmente preciso e quindi non è facile da contrastare come rinculo. Ed è per questo, secondo me, che da vicino non riusciamo a mettere molti colpi in testa. Preferirei che questo si avvicini, ok. È preferibile andare a Deepfire comunque da vicino. Sto marubato tipo è morto all'ultimo con 0,0 di vita. Cioè mi sto riuscendo a fare solamente sto tipo poverino perché sta da solo, vola in giro con sto coso che non si sa cosa gli serve, ma vabbè. Ok, vedete quando metti i colpi in testa, se non ci siano, se non ci fossero 8 persone davanti alla mia faccia, forse sarei riuscito anche a farne due. E ad attivare furia fondamentalmente. Ok, questo gli abbiamo fatto molto ma molto male. Vedete che quando gli prende bene fa malissimo, raga. Solamente qua. Ho un cacciatore, raga, che ha un recupero orribile. Cerco di aumentarmelo la prossima partita perché veramente tra il team shot e il fatto che non riesco a recuperare un minimo di vita. Vedete, qui abbiamo visto proprio pandemia contro sopravvivenza. Io ho afferrato un po' di colpi, lui ha afferrato un po' di colpi e l'abbiamo fatto. Perché alla fine, vi ho detto, secondo me il pandemia è superiore per quanto riguarda la gittata, cioè il rapporto gittata rinculo. Nel senso che da molto lontano riesce comunque a mettere gli headshot perché ha un rinculo molto basso e la gittata bene o male è la stessa di quest'arma. Allora, non penso di aver giocato chissà quanto bene, no? Invece abbastanza bene, dai. Però cambiamo lobby perché, raga, qua mi fa schifo. Cioè, team shotano come dei cani babbuinosi. Ok, collasso. Come al solito, vediamo di giocare un attimino meglio di prima. Ma mi sono reso conto che sto giocando un po' troppo vicino. Devo cercare di mantenermi più lontano. Ecco. Bello, raga, da quant'è che non beccavo un Erentil in una lobby? Non vedevo l'ora. Che cazzo di colpi ha sparato sto? Niente, raga, sono in 84 anche in questa lobby, il team shot regna sovrano. Però in tutto ciò mi rendo conto che la pecca di questo fucile rimane il rinculo, nel senso che è veramente una cosa fastidiosa. Io per esempio questo fucile lo aspettavo molto, cioè aspettavo di dropparlo, perché l'avevo visto da Frostbolt su PC. E su PC, ragazzi, quest'arma non ha rinculo. È vero che su PC tutte le armi hanno molto meno rinculo, ma questa in particolare non ha per niente rinculo. In fire vedete che va comunque. Ok, pandemia battuto. Dicevo, questo rinculo è quello che lo rende un'arma non proprio ottima. Ma poi c'è il Magic con le Rentil che deve sempre fare ecco. Ora io probabilmente l'ho droppato magari anche con un prodigio sbagliato. Perché per esempio. Ah, non ho mai ucciso stavolta. Perché per esempio con un prodigio della stabilità questa piccola pecca potrebbe andare a risolversi. Niente. Un altro perk che ci avrei visto molto molto bene su quest'arma, anche se non è italiano quello che ho detto, era probabilmente sovra... No, come si chiama? Straripamento. Ovvero il perk che abbiamo visto l'altra volta sul fame ruggente. Perché essendo comunque un'arma che ha un'alta cadenza, quindi spara molti colpi, avere più colpi potrebbe far comodo, soprattutto per il fatto che ha furia. Dai, amico, pushami. Fail. Dov'è? No! Dai, però, cioè, raga, questa era triste. Questa era veramente triste. Ora, io in generale mi lamento da gente che fa lo sbarramento per uno, ma questa era triste forte. Cioè, mi stava a mezzo metro col pompa, bastava che pigiava un tasso e ero morto. Ma cazzo, quello c'ha il mitragliere.
Vabbè, comunque, in generale è una buona arma, probabilmente non una delle migliori, non uno dei migliori impulsi che esiste al momento nel gioco, però ci sta. Diciamo che ha un utilizzo un po' diverso dalla maggior parte degli utilizzi, sì, degli utilizzi, degli impulsi che si vedono al momento in crogiolo, perché mentre, che ne so, con un pandemia, con un'acqua passata, giocate prettamente alle lunghe, proprio state lontani e puntate sulla stabilità dell'arma, questo ce la farà a non scappare. Con questo riuscite un attimo a stare più, ad essere un attimo più versatili, diciamo. Perché poi, come avete visto, nella maggior parte dei casi è molto, cioè, nettamente migliore un pandemia che a distanze più grandi ha una sicurezza in più. Ok, capetti. Ecco, vedete, per esempio questo che c'aveva l'acqua passata, non, dove la mia vita non esiste più, ma va bene. Probabilmente se il rinculo di quest'arma fosse solamente verticale, questo problema non si presenterebbe. Ecco, quello con l'acqua passata, ragazzi, avete visto che mi sfascia, non c'è niente da fare. Non morire dal martello? Beh, ovviamente. Dai, comunque ho fatto 27 e 45, non malissimo, ci sta, dai. Quindi, ragazzi, l'arma è carina, nel senso è un'arma divertente, è un'arma che è lì nel meta, nel senso che è un impulsi, ma non è l'archetipo di impulsi migliore che ci sia. Come avete visto, contro un'acqua passata, un pandemia primordiale, pandemia perfezionata, scusate, viene arato totalmente, perché comunque, appunto, ha la stessa gittata, ma ha quel rinculo un po' storto, un po' strano, che, diciamo, non la rende all'altezza di queste armi. Ora, probabilmente con perk diversi, magari, che ne so, con uno straripamento, oppure con, boh, non saprei dirvi, anche un fuorilegge caricatore assassino, sarebbe più forte, non saprei, magari anche con un prodigio della gittata. Diciamo che queste sono le uniche pack che sono riuscito a trovare. Detto questo, io, ragazzi, direi che se vi è piaciuto, commentate e condividete su tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è altro. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, e anche da bellissimo, nuovissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao!